Salve a tutti, friends, dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Ma io dopo mi ritrovo in difficoltà ogni volta che devo fare questi video per poter affermare il mio pensiero, dato che a me sembra evidente il mio pensiero. Allora io faccio la media di 500 video l'anno sulla Formula 1, più o meno. Nonostante tutto, devo stare sempre qui a riconfermare il mio pensiero, quello che dico e quello che penso. La mia esperienza mi ha portato a dire in Formula 1 che l'attualità è molto più importante e del passato e del futuro. Che significa questo? Non si può essere tifosi di un pilota se si tiene veramente al proprio team. Io sono tifoso Ferrari da una vita. Sono stato il primo ad essere felice quando Irvine stava vincendo il mondiale. Molti erano arrabbiati contro Irvine perché la gente diceva no, ma lo deve vincere Schumacher il mondiale con Ferrari, Irvine non se lo merita. Io dicevo no, Irvine è lì, è in posizione buona per vincere il mondiale. Se l'avesse vinto, certo, sarebbe stato un sapore diverso da veder vincere Schumacher nel 2000. Però vi dico la verità, ragazzi, io sono felicissimo, sarei stato felicissimo di vedere Irvine vincere il mondiale, perché era un mondiale della Ferrari. Quindi, ora sembra che io sia contro Leclerc e pro Sainz, quando non è così. Chi mi segue dagli albori del mio canale sa che io, quando c'è stato da criticare Sainz, anche l'anno scorso, sono stato molto pesante nei confronti di Sainz. Quando c'è stato da esaltare Leclerc, io sono stato molto obiettivo nell'esaltare Leclerc. Quindi dire che io sono pro Sainz e contro Leclerc è una stronzata epica. Non a caso, fino a pochi giorni fa vi ho detto, io non avrei tolto nessuno dei due piloti nel team. Perché sono due piloti, secondo me, a cui tu dovevi dare fiducia. Oggi dire che Leclerc è finito, come tanta gente mi mette in bocca parole che non esistono. Io non ho mai detto Leclerc è finito. Leclerc è un pilota in una fase della sua carriera problematica. Non sta dando il meglio di sé. Il meglio di sé l'ha dato a inizio carriera e comunque fino a pochi anni fa. Ora Leclerc non sta dando il meglio del suo repertorio. È la prima volta che succede? No, se qualcuno ha un po' di cultura di Formula 1, è successo diverse volte con pilota, è crollato a livello di prestazione, o comunque ha deluso e poi si è ripreso. Ne vogliamo citare uno, a caso, Lewis Hamilton. Hamilton cosa fa? Vince il mondiale al secondo anno, il primo anno rischia di vincerlo e non lo vince. Il secondo anno di Formula 1 vince il mondiale e là inizia un lento declino di Hamilton. Nel 2009 chiaramente la McLaren fa schifo, non vince quasi niente. Nel 2010, 11 e 12 con la McLaren, che è comunque una vettura competitiva, spesso e volentieri le prende da Button, ma non lo devasta mai in classifica. Una volta più o meno pareggiano, una volta arriva avanti Button in classifica, una volta arriva davanti lui. Però di base solo nel 2010 lotticchia per il mondiale. Nel 2013 con la Mercedes una vittoria, non è che fece sti miracoli. Quindi vedete come Hamilton a quel punto, per chi non se lo ricorda, ecco perché vi dico ora mi fa ridere sentire Hamilton il pilota più forte della storia. Erano molti in quel periodo a ritenere Hamilton non proprio un fenomeno. In quegli anni, 2012-13, i piloti più valutati erano Alonso e Vettel. Erano i veri fenomeni della Formula 1. Hamilton era un campione, ma niente di irrinunciabile. Poi si riprende, va in Mercedes e vince quello che vince. Quindi ad oggi quello che vi sto facendo capire io è Leclerc non si può dare per spacciato. Leclerc che inizia in Formula 1 con gare mostruose e poi ha un crollo nell'ultimo periodo. Dire che Leclerc è un pilota spacciato, che è scarso, che non è all'altezza della situazione. Cioè, aspetta, dire che Leclerc è un pilota scarso oggi è una follia. Ad oggi Leclerc non sta performando per quelle che sono le sue qualità, le qualità di un ottimo pilota. Certamente oggi è possibile dire che Leclerc è il predestinato, è quel campionissimo che tutti dicevano. No, perché la carriera di Leclerc parla in maniera abbastanza eloquente. È un pilota ad oggi ancora molto acerbo da tanti punti di vista, che non è riuscito a migliorare come ci si aspettava. Quindi ad oggi secondo me Leclerc non è il predestinato, è un ottimo pilota che è nel limbo tra l'essere un ottimo pilota, crollare e tornare a fare il pilota scarso, tornare, diventare un pilota scarso, oppure fare il salto di qualità. Cito Felipe Massa. Felipe Massa, quando è stato affiancato da Raikkonen, un anno viene battuto, un anno lo batte, e poi crolla a livello prestazionale. Tutti pensavano che Massa fosse un fenomeno. La carriera ha detto il contrario. Cito Alesi, pilota a detta di tutti, fenomenale, che purtroppo in Formula 1 ha dimostrato ben poco, ma non solo in Ferrari. Anche quando va in Benetton e trova una macchina competitiva, non la riesce a sfruttare. Quindi oggi Leclerc
È un pilota che è un po' nel limbo. Ha grandi potenziali, però ad oggi non li riesce a sfruttare. Quindi, quali sono le biforcazioni della carriera di Leclerc? Come può fare il salto di qualità, come l'ha fatto Sainz? Sainz è più vecchio di Leclerc. Chi dice che Leclerc fra 2 anni non può tornare a fare il fenomeno? Se qualcuno dice così, è stupido. Ma siamo certi? No. Quindi ad oggi bisogna valutare Leclerc per quello che è attualmente. Un pilota che è in crisi. Dall'anno scorso ha avuto parecchi problemi. Ha fatto delle bellissime gare, vedi Las Vegas, vedi Baku, Spa, però poi ha fatto anche tanti errori e tante gare sottotono. Quindi ad oggi è impossibile decifrare la carriera di Leclerc e dove andrà. Magari arriva Hamilton e Leclerc fa il fenomeno. Magari arriva Hamilton e Leclerc il fenomeno non lo fa. Chi lo può dire? Ma io non ho mai detto che Leclerc è scarso e che Leclerc è un pilota che se ne dovrebbe andare dalla Ferrari. Ad oggi vi ho sempre detto, per me, Ferrari avrebbe dovuto tenere tutti e due i piloti titolari perché gli ha dato una macchina di merda per anni. Questi due piloti, Sainz e Leclerc, meritano di lottare finalmente per il mondiale con una Ferrari competitiva. Invece, quando tu forse le cose inizi a aggiustare, ti prendi Hamilton, che va a demoralizzare Leclerc, perché è inutile dire cazzate, ragazzi. Pensate che Leclerc sia stupido. L'arrivo di Hamilton sta a significare che il team non è che punti così tanto su Leclerc. Se il team puntava su Leclerc, avrebbe preso un secondo pilota. O avrebbe tenuto Sainz. E vai a umiliare Sainz perché Sainz l'hai tolto nonostante ti ha fatto dei risultati eccezionali. Quest'inverno, diceva Sainz, vorrei portarti in un video, Ferrari sa le mie prestazioni. Dimostrando che lui poteva fare di più durante il 2023. Ha detto, io non devo dire né se la mia stagione è buona né se è negativa. Ferrari ha le telemetrie, i dati, sa quanto io vado forte o no. Proprio per rispondere a quelli che dicevano se è arrivato dietro Leclerc, ha fatto una parte finale di stagione, lui lo sapeva, lui ha voluto dire... Bisogna capire perché io sono arrivato dietro, è successo tutto quello che è successo. Quindi, quando mi venite a dire a me che io sono uno contro Leclerc, io non sono contro Leclerc, io sono pro Ferrari, punto primo. Io non sono né pro Sainz né pro Leclerc. A me se domani Ferrari compra Tsunoda e vince il mondiale, io sono contento, a me non me ne frega niente di chi lo vince. Io voglio vedere la Ferrari vincere, allora. Ad oggi sono molto pratico, bisogna riconoscere i meriti di chi va in pista. Ad oggi Sainz è meglio di Leclerc. Io sono stato il primo a esaltare Leclerc nel 2022 e a demolire Sainz. Se vi ricordate, faccio un esempio banale. Canada 2022, andate a vedere le pagelle e quello che disse nei video. C'è Camomillo Sainz, un pilota che per più di 20 giri sta attaccato a Verstappen e non prova una volta il sorpasso. Ne ho detti tutti i colori. A Silverstone sono stato rabbioso nel dire che Sainz aveva vinto una gara assolutamente immeritata. Sono stato rabbioso in Ungheria. Io sono stato il primo a dire che Sainz era inaccettabile quando si è girato a Suzuka nel 2022. Io l'ho demolito Sainz, ho detto Sainz fa ridere, è uno scandalo, non puoi fare un errore al primo giro di una gara, l'unico che si è uscito è Sainz. Quindi capiamoci bene, quando Sainz ha sbagliato l'anno scorso a Spa per esempio l'ho demolito, anche quando ha sbagliato in Australia, per quanto poi ho riconosciuto la vergogna di far ripartire la gara per 2 giri. Io Sainz comunque l'ho cazziato giustamente quando ha preso la penalità, mi sembra, a Miami per il pit stop. Ragazzi, qua sul mio canale non c'è una preferenza. C'è la preferenza per la Ferrari. Ad oggi dobbiamo essere sinceri. Sainz in 4 gare, in 3 gare che ha corso, ha battuto Leclerc. È inutile continuare a inerpicarci sul ma Leclerc, ma quelle, ma sopra, le gomme, la strategia. Sainz va più forte di Leclerc. Ecco perché vi dico, secondo me è meglio puntare su Sainz in questo momento, perché è il pilota più performante. E se vedete in giro, tanti lo stanno dicendo, che finalmente si sono svegliati. È il pilota più performante, lo dicono i fatti. Quindi Sainz è diventato superiore in qualifica, cosa che prima non esisteva, e anche in gara. Allora vi dico io, ciò non toglie che io Leclerc lo stimo, e in un futuro non escludo che Leclerc può tornare a fare il fenomeno in pista. Ma ad oggi la realtà è che Ferrari deve puntare sul pilota che veramente gli può dare i risultati. Quindi oggi Sainz va meglio di Leclerc? Non lo devi valorizzare, non devi fare giochi di scuderia che vanno a penalizzare uno l'altro. Però comunque Sainz lo devi prendere e mettere nelle migliori condizioni per correre. Perché magari Sainz, anche se se ne va, ti può fare una grande stagione. Come l'ha fatta Raikkonen nel 2009, con una macchina di merda, comunque ti ha portato l'unica vittoria a Ferrari. E ha tenuto a galla il team quando poi Massa si fece male, ma già stava facendo dei buoni risultati, nonostante se n'è andato via a fine 2009. Lo sapeva, Raikkonen fece una buona stagione per quella che era la macchina. Quindi, alla fin fine, Sainz lo mette nelle migliori condizioni. Ti può fare un grande mondiale, lasciare un grande ricordo.
magari battendo Perez in classifica, come abbiamo detto prima. Ciò non toglie che Leclerc, per me, non è un pilota scarso, è un pilota che ha enormi limiti in questo momento. Enormi limiti mentali. Quando corre, non si riesce a adeguare alla macchina, non riesce a sfruttare bene la macchina. Abbiamo visto pure i test, ma ne parliamo. Fatti i test Pirelli a Suzuka, pure la salamentata delle gomme. Non è un problema che io mi invento, è un qualcosa di tangibile, che Leclerc è in crisi, un po' in difficoltà. Quindi, al dire questo, al dire che io ritengo Leclerc scarso o non all'altezza, no, fermiamoci. Ad oggi Leclerc io mai lo toglierei dalla Ferrari o darei un altro team, perché rischieremmo di ritrovarci un pilota che poi negli anni prossimi sboccia e ti suona bene bene. Quindi no, Leclerc deve rimanere in Ferrari, però se non è performante, tu non devi far per forza fare le strategie e cercare di sviluppare la macchina pro Leclerc per far sì che poi Sainz non riesce a guidare, Leclerc neanche. L'anno scorso QC faceva la Ferrari, facevi sviluppi pro Leclerc, erano tutte e due in difficoltà i piloti. Hai depotenziato Sainz nella parte finale di stagione, Leclerc è andato bene dove sarebbe andato bene lo stesso, perché a Las Vegas Leclerc con la Ferrari che c'aveva avrebbe fatto una grande gara anche normalmente. Allora, quello che penso io, Leclerc è un gran pilota, è sempre un talento che può sbocciare e confermarsi come un potenziale campionissimo, però ad oggi non lo sta facendo e quindi ad oggi bisogna valorizzare chi va più forte sulla macchina. Ciao, aglio.